Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come sicuramente avete letto dal titolo, oggi sono tornato con il terzo video di Ask Gabri. Qualche giorno fa appunto vi ho chiesto di farmi qualche domandina fantasiosa su Instagram. Ne avete fatte tipo 500 miliardi, io ho dovuto sceglierne, mio fratello ha pescato. E quindi cominciamo subito. Io ho il computer qua giù, così almeno le vedo belle grandi, leggo bene. La prima domanda è di Il 2002 che mi chiede: ti faresti un tatuaggio con la faccia di una persona che ami? Userei questa domanda, mi puoi salutare, PS, ti adoro, continua così e auguri con David. Siete una bellissima coppia, grazie mille, un bacione. No, non mi farei mai il tatuaggio, per quanto io possa amare i tatuaggi, non mi farei mai un tatuaggio con la faccia di una persona, per il semplice fatto che odio quei tatuaggi fatti così, sono ansiolitici e io poi sono più da disegni semplici e da scritte, come avete notato che ho tutte scritte per adesso. Giulia_basso1900 mi chiede: Ask Gabri, perché hai voluto aprire un canale YouTube? Sicuramente avrò già risposto a questa domanda in qualche video precedente, sì, sicuramente, ma ho voluto aprire un canale YouTube per il semplice fatto che mi piace condividere la mia vita con gli altri tramite video o foto, nel caso YouTube appunto tramite video, quanto ritengo che il mio canale sia un po' il mio diario personale e quindi ogni video è una pagina di diario che scrivo, nella quale racconto cose belle, cose brutte, la mia vita, eccetera, 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 eccetera. Francesca.Enrico mi chiede: ti sei mai pentito di aver fatto qualcosa al tal punto di voler sparire dal mondo? Un abbraccio Francesca. Un abbraccio anche a Francesca. Sì, sicuramente è successo. Sicuramente sì. Adesso però non mi viene in mente nulla, sinceramente. Però sicuramente mi sarà successo almeno una volta nella mia vita pentirmi di una cosa al tal punto di volermene andare per sempre. Però sinceramente adesso come adesso non me ne viene in mente nessuna. Da YouTube, Lady Unicorn mi chiede: Ask Gabri, in futuro ti piacerebbe adottare un bambino o bambina con David? Te allora sei fantastico. Grazie mille. Sì, ne abbiamo anche già parlato. Non che domani dobbiamo andare ad adottare un bambino io e David. No, anche perché non viviamo ancora assieme, per cui. Comunque sì, io e David vorremmo adottare un bambino, anzi due, un maschietto e una femminuccia, abbiamo anche già scelto i nomi ma non ve li spoilerò. Comunque sì, è una cosa che comunque ci piacerebbe fare. Park_you_gabbo mi chiede: Ask Gabri, perché hai deciso di farti gli orecchini e cosa vorresti fare da grande? Allora, ho deciso di farmi gli orecchini per il semplice fatto che mi piacciono, poi vabbè è subentrata anche la passione tra virgolette per i dilatatori, quindi poi uno me lo sono anche dilatato, semplicemente per questo, perché mi piacevano, esteticamente sono carini e basta. Cosa vorresti fare da grande? Sicuramente qualcosa che mi appaga, che comunque mi rende felice e fiero di quello che sto facendo. Cioè non voglio andare a fare qualcosa che non mi piace fare, perché lo farei contro voglia, lo farei male. Ricky.videos mi chiede: Ask Gabri, 1. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? 2. Qual è stata la pazzia d'amore più grande che hai fatto? PS, ti adoro, mi fa un sacco ridere e mi regali ogni volta quei 5 minuti in cui non penso più ai miei problemi. Sei un grande, continua così, da vedere è la vita. Mi saluti, mi chiamo Riccardo. Ciao Riccardo. Allora, il giorno più bello della mia vita. Allora, penso che sia stato quando sono nate le mie sorelle. Anche questa domanda mi pare aver già risposto in un video precedente. Cioè, ci sono stati tanti momenti belli nella mia vita, ma il giorno penso più bello è stato appunto quando sono nate loro. E la pazzia d'amore più grande che abbia mai fatto. Allora, non è proprio una pazzia proprio a livelli esorbitanti, però non tutti lo farebbero. È svegliarsi alle 4 di mattina per andare a prendere il treno alle tipo 5:15 per andare da David e per vederlo anche un'ora in più. Paolo Sfascia mi chiede: Ask Gabri, ho due domande. Come ti sei sentito quando hai scoperto di essere gay? 2. Come ti vedi 13 anni? PS, ti adoro. Grazie mille Paolo. Mi sono sentito quando ho scoperto di essere gay. Allora, all'inizio mi sentivo comunque un po' spaesato, perché comunque ho fatto una fase della mia vita dove non mi accettavo. Volgarmente detto, il classico gay represso che sa di esserlo ma non lo vuole accettare. Una volta però accettata questa mia cosa mi sono sentito subito libero, vi giuro, mi sono tolto un peso allucinante. Come mi vedo tra 10 anni? Spero con un lavoro stabile, in una casa tutta mia, magari anche sposato, perché no. Poi Anastasia Calà mi chiede: Ask Gabri, David è il tuo primo ragazzo? Non so se ti hanno già fatto questa domanda, ma vabbè, io te la ripropongo. Tu e David, quanti ne avete? PS, ti adoro. Grazie mille Anastasia. Allora, David non è il mio primo ragazzo, né in una relazione gay né in una relazione etero. Mentre quanti anni abbiamo? Io ne ho appena fatti 20 e David ne ha fatti 18 a febbraio. Rosa_Iodice12 mi chiede: come ti senti quando ti insultano e cosa pensi di chi ti insulta? Un bacio. Un bacio anche a te Rosa. Allora, come mi sento quando mi insultano? Allora, prima ci rimanevo parecchio male. Adesso mi scivola tutto quanto addosso. Cosa pensi di quelli che mi insultano, che hanno un'apertura mentale tipo proprio piccola? Franceschini.Martina mi chiede: ciao Gabri, volevo farti due domande per il video Ask. Se potessi scegliere di leggere il libro del tuo destino, lo faresti? Vedresti i momenti felici o quelli tristi? Mi saluti, sono Martina.
Ciao Martino, un bacio. Allora, non leggerei il libro del mio destino per il semplice fatto che sono una persona che predilige vivere il momento. Ovvio, si fa anche comunque delle fantasie o comunque dei viaggi e dei progetti comunque per il futuro, ma prediligo rimanere coi piedi per terra e pensare a oggi, quindi non credo. Ma se dovessi leggerlo, preferirei leggere i momenti felici. Tarata fino a basso l'offreda mi chiede: Ask Gabri, qual è il ricordo più bello che hai della tua vita? Ne ho tanti, sicuramente sono legati alla mia infanzia, perché comunque lì sei più spensierato, hai la mente più libera, quindi... Sara Tatino Basso, H04, mi chiede: Ask Gabri, ti piacerebbe saper leggere la scrittura delle persone? Esempio, capire la vita di una persona solo leggendo la sua scrittura? PS, ti adoro. Grazie mille, Sara. Sì, mi piacerebbe, perché soprattutto con le persone che non conosco o che comunque non ho mai visto e che vorrei conoscere per sapere com'è la loro vita, com'è stata, cosa hanno passato prima, quindi... Sì, è una cosa che vorrei fare. Arianna Pianta 02 mi chiede: hai mai provato dei sentimenti verso i tuoi migliori amici? Se sì, in quale periodo eri fidanzato e come ti sei sentito a vederli insieme? Allora, no, non ho mai provato sentimenti per un mio amico, anche perché reputo gli amici amici, le relazioni un'altra cosa, cioè per quanto possano essere magari uguali, per me sono totalmente diverse amore e amicizia. Ovvio, con questo non sto dicendo che due amici non possono diventare fidanzati, assolutamente. Però per quanto mi riguarda è una cosa che deve essere proprio distaccata e comunque non mi è mai successo. Allora, l'ultima domanda è una domanda lunga. Non leggerò il nome della persona che me l'ha fatta, non mi ricordo se me l'ha chiesto o meno. Comunque, se non me l'ha chiesto, a prescindere, il nick non lo leggo, anche perché mi pare che forse non me l'aveva chiesto, quindi per rispetto suo non leggo. Ciao Gabriele, questa era la domanda per l'Ask Gabri. Forse cercavi qualche domanda più carina e divertente, però anche se non la metterai, spero che mi risponderai. Sono lasciato con il mio ex da 5 anni e ancora non riesco ad elaborare il lutto. In questi anni ho pianto per la sua mancanza e non riesco ancora a capire che ormai è finita. Devo andare avanti. Lui si sta anche frequentando con un altro ragazzo da qualche mese. Lo cerco su Facebook, su Instagram, guardo le sue storie. In questo periodo lui sta guardando le mie storie, nonostante sia fidanzato. Questa cosa mi fa stare ancora più male. Voglio andare avanti, voglio essere felice senza di lui. Lo devo fare. Mi devo salvare, ma non ci riesco. Cosa devo fare in base alle tue esperienze? Che cosa mi consigli? Baci. Un bacione immenso. Allora, la prima cosa che ti consiglio, che forse è la cosa più difficile, è di non guardare le sue storie, non cercarlo su Facebook, su Instagram, di cercare in qualche modo di dimenticarti, di dire ok, è stato quel che è stato, è passato, adesso devo andare avanti, come hai detto giustamente te. La cosa che ti posso consigliare è di circondarti di persone che ti vogliono bene, che ti fanno stare bene e che in un modo o nell'altro ti fanno staccare la spina e staccare la mente da quello che è stato, perché 5 anni non sono pochi, non è giusto che tu stia così male per quella persona, quindi il consiglio che ti do è prima di tutto di allontanarti da lui o comunque da quello che è e poi di cercare di distrarti il più possibile. Niente ragazzi, queste erano tutte le domande che ho scelto per l'Ask Gabri. Vi chiedo scusa se non ho risposto a tutti quanti, ma siete stati tipo un centinaio questa volta, quindi eravate tantissimi. Magari farò altri Ask Gabri, quindi magari potete essere ripescati il prossimo video. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che trovate qui da qualche parte per rimanere sintonizzati sempre sui miei video. Oggi non so parlare, mi sono impampinato non so quante volte, va bene così. Nell'info box come sempre trovate il link a tutto ciò a cui sono iscritto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!